Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Remnant 2. Continua la nostra scoperta di segreti e boss, ma oggi vi parlerò di una classe, perché sì, come vi avevo già anticipato nel video su come sbloccare le varie classi basilari, ci sono alcune classi segrete e solo ieri ne abbiamo sbloccate due, ed oggi su YouTube vi farò vedere come. La prima di cui vi parlerò sarà l'evocatore, una classe in grado di evocare letteralmente bestie che combattono al vostro posto. Ovviamente per vedere come funzionano al meglio abbiamo bisogno di livellarle queste classi, e non è che sia una cosa così veloce da fare. Comunque, l'evocatore con sé si porta anche un set carino, che è questo qui, e non è neanche troppo difficile da sbloccare. Prima di far vedere come si fa, vi ricordo che in questi giorni stiamo macinando letteralmente su Remnant per sbloccare più cose possibili da farvi vedere, quindi se non volete perdervi nulla potete farlo seguendomi tutti i giorni su Twitch, e il link al canale lo trovate in descrizione. In alternativa vi consiglio di iscrivervi al canale qui su YouTube per continuare a non perdervi video di questo tipo. Allora, per l'evocatore bisogna essere su Yesha e trovare un altare della luna di sangue. Come tante altre cose all'interno di Remnant 2, questo altare potete trovarlo in qualsiasi zona, che siano i boschi distanti, che siano quelli morenti, eccetera eccetera. L'importante è trovarlo sulla mappa, lo vedrete come se fosse un cristallo normale, però blu. E interagendo vedrete che venderà alcuni oggetti, tra cui il grimorio sbiadito ed il set dell'evocatore, e anche un paio di anelli, niente male se volete utilizzarlo con questa classe. Però, come vedete, chiede un materiale non proprio consono, e cioè l'essenza della luna di sangue. Questa essenza si può letteralmente farmare all'interno di quest'area, e ora vi spiegherò in che modo. All'interno di Yesha ci sono alcune aree che possono cambiare. Sto parlando dei boschi distanti, dei boschi morenti, insomma tutte quelle zone di intermezzo che potete esplorare. Come sapete, le zone sono diverse per ogni volta che rollate la campagna o il mondo di gioco se lo fate in avventura, ma ho notato che queste due zone sono quelle più facili per capire quando cambia il cielo, soprattutto i boschi distanti. Quello che dovrete fare è avere la fortuna di beccare la luna rossa all'interno di questi mondi, e sarà veramente facile da capire perché appunto il cielo cambia colore e ovviamente comparirà una luna rossa gigante nel cielo. Questo fenomeno però è abbastanza raro, e quindi per farlo accadere il consiglio che vi do è quello di continuare a teletrasportarvi avanti e indietro da una location all'altra. Io per esempio, facendo avanti e indietro dal labirinto, a un certo punto l'ho trovato. E ho utilizzato i boschi distanti, perché secondo me sono ottimi anche per controllare il cielo, perché c'è un'apertura proprio vicino al checkpoint, quindi vi basterà guardare in alto per capire quando il cielo appunto è cambiato. Come vi dicevo, è un evento raro, quindi ci metterete un po' a trovarlo. Io per esempio ci ho messo circa una mezz'oretta. Una volta che avete trovato la zona con la luna rossa, è il momento di girare a zonzo letteralmente fino a quando non trovate queste animelle viola che volano in cielo. Queste saranno le nostre essenze di luna, che escono fuori solo quando appunto c'è la luna rossa. All'interno delle varie zone spawnano random, quindi non posso dirvi un percorso preciso da fare. Quello che vi posso dire però è che la luna rossa ha una specie di timer, dura una mezz'oretta circa, forse qualche minuto in più, dopodiché scompare. Quindi l'ideale è quello di fare avanti e indietro da una porta all'altra, e con porta intendo una porta che vi fa letteralmente cambiare mondo. Non usate i checkpoint, mi raccomando. Le porte appunto, che siano un dungeon o un'altra zona, va bene lo stesso. Questo perché se entrate in una porta e poi riuscite tornando nella zona delle essenze, le essenze di luna respawneranno e il farming sarà più semplice. Io facendo questo trucchetto sono riuscito a farne circa una cinquantina di essenze, riuscendo a comprare il grimorio e il set. Anzi no, il set no, perché non avevo abbastanza soldi. Però vabbè, una volta che avrete fatto questo procedimento non vi resta appunto che comprare il grimorio, andare da Wallace con questo oggetto che lo trasformerà nella vostra classe dell'evocatore, che potete subito usare. Nei commenti qui sotto ragazzi fatemi sapere se magari avete trovato metodi di farming più veloci o più comodi rispetto a quello che vi ho spiegato io, così da aiutare tutti quelli che cercano informazioni appunto sull'evocatore di Remnant 2. Io spero come sempre che il video vi è stato utile, e noi ci vediamo alla prossima.